Il governo della Lega e del 5 Stelle è già al lavoro da poche ore, ma in Abruzzo la Lega lavora da parecchio. Oggi presentate nuovi ingressi nel partito e anche questa iniziativa nazionale della raccolta di firme per l'elezione diretta del capo dello Stato. Lavoriamo da 4 anni a questo progetto. Il nostro leader Matteo Salvini ha compiuto una impresa straordinaria portando la Lega al governo. Ricordiamo che soltanto 5 anni fa la Lega era al 3%, adesso è una realtà di governo importantissima, così come spero diventi una realtà di governo altrettanto importante nella nostra regione. Sabato e domenica, domani e dopodomani, ci abbiamo 40 gazebo in tutto l'Abruzzo, seconda tranche di tesseramento, già i primi 1000 tesserati sono stati registrati, contiamo ai 2000 tesserati in tutto l'Abruzzo. E ci sarà la raccolta delle firme per l'elezione diretta del Presidente della Repubblica e chiaramente la conferenza stampa di oggi verte su questi due temi, oltre anche a presentare la visita, speriamo confermata per mercoledì, a Silvia Terma del nuovo Ministro dell'Interno nonché Segretario Federale della Lega Matteo Salvini. Stiamo parlando del rafforzamento della Lega nella nostra regione, possiamo dire che inizia anche la campagna elettorale per le regionali in Abruzzo. Sì, è chiaro che le persone che presentiamo oggi, gli amministratori e comunque persone della società civile che hanno aderito al nostro movimento, sono tutte persone che già da tempo collaborano con il nostro partito in Abruzzo. È chiaro che questa non è una campagna acquisti, ma è un rafforzamento del nostro movimento sul territorio, anche in funzione di quello che io considero la sfida più importante per quanto riguarda il movimento della nostra regione, e cioè le prossime regionali.